Buonasera. Non so se è arrivata la notifica dell'agenda. È da oggi che ho un po' di problemi, adesso che arrivate mi direte. Sempre caffè decaffeinato, quest'ora. Intanto vi aspetto. Voilà, la notifica di Facebook è arrivata. Allora, buonasera, eccovi. Buonasera, riprendiamo le vecchie abitudini dove le abbiamo lasciate. Sempre decaffeinato, vi giuro. Buonasera. Oh, eccovi qua. Qui è appena piovuto, dirvi che è rinfrescato? No. Siete mancate anche voi. Diciamo che ho dormito quasi tutto il tempo, in realtà. Forse ne avevo un po' bisogno. Buonasera, ma vi è arrivata la notifica dell'agenda? Io sto avendo un po' di problemi da stamattina. Non mi parla più l'agenda perché l'ho lasciata solo una settimana e non so. Non mi è arrivata la notifica a me stessa medesima, mi sento un po' offesa. Fatemi sapere se voi è arrivata, perché altrimenti cerco di capire che cosa c'è che non va. Buonasera, eccoci qua. Io ho sempre il mio caffè decaffeinato. Eccovi. Allora, oggi facciamo una card di compleanno. Poi ditemi se vi è arrivata la notifica dell'agenda, così mi rassereno, oppure mi preoccupo a seconda. Diluvi. Allora, qui sono venute giù quattro gocce, quattro proprio. Credo che abbiano tirato su più afa che altro, però vabbè. Insomma. Torremolinos, oh, è arrivata. Ah, ok, allora è un problema mio delle notifiche. Adesso faccio l'utente medio e mi metto a posto le notifiche. A Verona un caldo. Ah, mamma mia. Ma allora, oggi secondo me faceva più caldo di questi ultimi giorni. Qui adesso è stato abbastanza fresco. In realtà questa settimana non è stata così calda. Voilà. Ciao. Allora, facciamo una card di compleanno semplice. Due oxide, qualche fustellata. Mi sono dimenticata dei pezzi e non ho ancora deciso di che colore sarà la base, quindi a un certo punto andrò a prendermeli. Sì. Ma tanto siete abituati a questo tipo di... Allora, vi faccio intanto vedere, intanto che arrivate, il corso di sabato. Questo sarà il mini corso di sabato, che è un porta gift card. Questa è la bustina e questa qui è il porta gift card. Ho usato il timbro del compleanno. Dietro c'è la tesserina di H&M, che in realtà questa è una Fidelity, però vabbè, era giusto per dare l'idea. Sì, ho fatto delle belle foto. Non sono andata via, ma sono andata un po' in giro. E allora le foto ci stanno sempre. Poi siamo andate a vedere la Reggia Venaria, che è una cosa meravigliosa, è un incanto quel posto. Andateci se riuscite. Merita assolutamente. Allora, intanto vi do anche due anticipazioni. In settimana arriva parte della nuova release della Simple Stories. Mi sembra due collezioni di Natale e una autunnale. È arrivata la My Favorite Things che abbiamo pubblicato stamattina. A me non è arrivata la notifica sull'agenda, chissà se a voi è arrivata. Cos'altro arriva questa settimana? Fatemi riflettere un secondo. Allora, vi caricherò il preordine degli Oxide. Stamattina non ci sono riuscita, gli Oxide Spray. Cos'altro arriva? Arrivano delle altre cose di cui adesso non ho più memoria, però vabbè, sicuramente la Simple Stories ci interessa parecchio perché abbiamo tutte le collezioni natalizie con cui giocare. Così poi vi pubblico anche i corsi che hanno fatto, i tutorial che ci mettono a disposizione, così vediamo. Cos'altro vi racconto? Vi ho fatto vedere il corso di sabato. Ah sì, ecco cos'è che volevo dirvi, che in settimana arrivano tutti i timbri, quelli di Natale, del compleanno, il Natale, quello dell'album e anche i timbri di My 12 Tales. Quindi per coloro per cui si è già generato l'ordine e hanno già provveduto al pagamento, se il pagamento automatico è scattato, farò partire direttamente gli ordini, ok? Cerchiamo di farne partire quanti più possibili. Guardate, la spiaggia non ha prezzo. Allora, beviamoci questo caffè e iniziamo. Allora, ero così in astinenza che ti aspettavo trepidante. Ok, mamma mia, che responsabilità che mi sento addosso adesso. Il caffè è ustionante, la mia macchinetta lo fa sempre ad una temperatura veramente. Però ne avevo bisogno. Allora,
Tra l'altro poi domani, perché alla Fidelity annuncio una cosina, perché abbiamo, sapete che con la Fidelity erano previsti anche due corsi su piattaforma miei, saranno due mini corsi che registro. Non riesco più ad attivare i commenti, basta che fai scorrere lo schermo verso sinistra, se non sbaglio dovrebbe essere così. Allora fatemi tagliare qui a 10. Allora tagliamo innanzitutto un pannellino, facciamo un 10-15, poi sicuramente lo farò più piccolino, però vediamo. Allora qui coloriamo con gli oxide, facciamo uno sfondo. Mettiamo un secondo via la taglierina, che tanto adesso non mi serve. Allora, mi sono presa, boh, non lo so, adesso vediamo. Dunque, iniziamo dal Dusty Concord. Questo qui è il cartoncino di Tommaso, il 350 grammi, che con liscio, che con gli oxide va benissimo. Vogliamo romperci un'unghia in diretta? Direi di no. Ok. Non con questo, Clelia. Ok, col viola. Allora, iniziamo a fare il nostro sfondo. Questo è il Dusty Concord, che è un bel viola. E creo semplicemente uno sfondo. Vediamo. Proviamo con il Crush Do Live, che mi piace veramente tantissimo. Ci vorrebbe un verde più chiaro, come... Vediamo un po'. Questo qui va meglio. Ah sì, dicevo dei corsi, scusate, registro un mini corso domani che sarà un layout, che sarà disponibile per tutti quelli che hanno fatto la Fidelity. Il secondo corso, che è comprensivo nel corso della Fidelity, sarà a tema natalizio ovviamente e arriverà più avanti. Per ora facciamo questo. Oggi l'ho finito, quindi domani lo registro, perché ho fatto il prototipo ovviamente. Per registrare i corsi faccio le prove, perché altrimenti... E così manderò poi la newsletter a tutti quelli che hanno la Fidelity, di modo che possano andarselo a vedere tranquillamente. Proviamo con un po' di Mermaid Lagoon, con questo bel blu. Voilà. Gli oxide vanno tutti bene insieme. Allora, avete visto che sono usciti i nuovi oxide spray? Faremo il preordine per il bundle e per quelli singoli. Fatemi sapere se vi interessa. Oggi non sono riuscita a caricarlo perché ho cercato di gestire l'arretrato che avevo. Non era tantissimo, però ci ho messo un pochino. Ok, una cosa così. E poi, senza saper né leggere né scrivere, un po' di Squeeze Lemonade, che dà un po' di luce. Lo mettiamo qui nel centro. E via. Uniforma e schiarisce, bellissimo. Allora, questo pannellino qui lo userò. Mamma mia, avvicinimi con foglio di gomma crepla nera lì sotto. Lo userò per... sarà il pannellino centrale della card e ci ritaglio sopra delle farfalle che poi spessorerò con la crepla nera. Detto così sembra complicato, ma me l'avete già visto fare altre volte. Non ci serve l'embosser, non ci serve l'acqua, insomma, siamo al sicuro oggi. Allora, facciamo finta di mettere in ordine. Ok, allora, fustelle di farfalle. Qualsiasi fustella di farfalla va bene, io ho preso quella che avevo a disposizione, che sono delle farfalle di Kimmolz un po' datate, ma ne ho cercate di nuove. In realtà quelle più carine che ho trovato sono della Sizzix, ma ci sono anche quelle della Spellbinders che sono tutte traforate. Io userò un paio di queste e farò questo lavoro qui. Scelgo un paio di fustelle. Questo qui è il set che era coordinato ai timbri, che non sono certissima che facciano ancora, ma ve lo dico e nel caso ve le metto come preordinabili. Sono da 662-269. Allora, prendiamo il piatto della Big Shot. Facciamo questo lavoro qua. Per esempio, una cosa così, un po' più piccola magari, proviamo una cosa più piccola. Hai rovesciato un bicchiere sul tavolo, mi sembra giusto. Questa è la punizione per avermi preso tanto in giro, Gianmaria. Finalmente il karma
Che non sia solo il mio che ride beffardo, per cortesia. Ok, facciamo così. E vediamo se ce n'è un'altra piccina. Vorrei fare tutto in un solo passaggio, quindi magari una cosa così. Potrebbe essere una cosa così. Quel pezzo lì probabilmente viene tagliato, ma io faccio così. Ok, lo prendo e lo sandwicho. E lo faccio passare nella Big Shot. Adesso, anzi, guardate, la Big Shot me la porto qua per comodità, così almeno ce l'ho vicina, perché poi dobbiamo fare anche un secondo passaggio con la crepla. Allora. Si vede, sì. Passiamo. Eh sì, scusami, è mica solo il mio karma, deve ridere, insomma, Maria, never a joy, deve essere for everyone, mica solo per me. Allora, dunque, questo sarà il risultato. Io raccolgo tutte le fustelle e le fustellate le lascio lì, cioè le lascio lì, adesso le sposto perché fustello anche la crepla. Ti sta entrando acqua dappertutto, molto bene. Ma qui ha fatto due gocce, due, veramente senza neanche accorgercene. Non ho fatto le goccine, possiamo sempre farle, mi sono dimenticata, ma rimediamo in questo modo qui. Lo ricomponiamo qui un secondo. Perché da quando ho fatto una prova in realtà in negozio con gli sparkly, ho visto che fare le goccine sugli oxide con gli sparkling di Tommaso è molto più bello. Allora, queste qui sono le farfalle di Tmall's, coordinate ai timbri, il flutter mi sembra. Non so se siano ancora disponibili, le cercate da due distributori e non le trovate, ma se le trovo, adesso sto aspettando la risposta da un altro fornitore, se le trovo ve le metto come preordinabili, se volete sono coordinate ai timbri, sono bellissime, io le ho usate tantissimo, ce ne sono tante dentro, quindi insomma è sempre un buon investimento. Qui intanto prendiamo gli sparkling, per esempio il lime, se lo trovo, mi sembra eccessivo, potrei accontentarmi del giallo caldo, potrei accontentarmi del giallo caldo, lo agitiamo. E guardate, facciamo le nostre solite goccine. Esageriamo pure. Quando toglierò con lo Scottex, invece di rimanere bianco, rimarrà colorato e tutto sbiriluccicoso, quindi sarà meraviglioso. Guardate. Vedete? È giallino ed è tutto sbiriluccicoso. Non so se si riesce, se lo prende la camera. Vedete? Brilla. Questi li lasciamo così. Queste sono le fustelle che abbiamo usato. Prendiamo la crepla. Ne prendiamo un pezzettino. L'importante è che ci siano tutte le farfalle che abbiamo usato. Non importa che siano nello stesso ordine. Non ha veramente importanza, anche perché noi le andremo a mettere sotto e poi addirittura le ritagliamo ancora perché per come voglio strutturare la card, quel pannello è un po' troppo grande. Così. Ok, tagliamo. Tagliamo magari rimettendo le fustelle sulla crepla, visto che si sono spostate tutte. Voilà. Ok, tagliamo. Faccio due passaggi. E poi vado a prendermi le fustellate. Allora, adesso togliamo anche tutte le fustelle, che a questo punto queste qui non mi servono più. Ah, qui non me l'hai tagliata? Perché il... Ah, sì, guardate, questa la ripassiamo perché il piatto era troppo in qua. Ho esagerato. Allora, tac. Questa via. Questa anche mi sa che questa riusciamo a tirarla via. Sì. Questa
questa invece proprio no, e la tagliamo così. Allora, questa è una di quelle card in cui la scritta viene fuori da sotto, no? Per esempio, le abbiamo viste fatte mille volte. Noi la facciamo con delle forme, questa volta le farfalle. Teoricamente il principio con cui si fanno queste card è che si fustella una scritta qui, la si fustella in crepla nera, si incolla la scritta sulla crepla, si incolla la crepla nel, la crepla nel solco. Adesso andiamo a prendere la crepla di questa farfalla qua, per esempio, che è questa. Si incolla questa qui, si usa la crepla nera perché di solito dà un'ombra, leggermente un'ombra. Vedete? E abbiamo questo effetto qua. Quello che farò io adesso, visto che non ho ancora scelto il pannello perché lo voglio ritagliare un pochino più piccolo di questa dimensione qui, sarà incollare su ciascuna, magari centriamo un pochino di più, su ciascuna sagoma di questo è un nuovo che Lelia non può incollare. Su ciascuna sagoma di crepla la farfalla corrispondente. Quindi, per esempio, tu dovresti essere tu, no? Tu sei tu. Quindi, così. E per ora me la metto qua. Tu. Così. E andrà. Però per ora non la incollo ancora, eh. Poi questa qui deve essere questa. Yes. Così. Voilà. Questa abbiamo detto che sei tu, mi manchi tu, che sarai tu sicuramente. Questa qui, che è questa, me ne manca una? Davvero? Ce ne siamo dimenticati una? Me ne sono dimenticata una nella fattispecie? Adesso vediamo. Potrebbe essere, eh? Ah, è vero che c'è solo un pezzetto di eluccia, però nella crepla che ho accartocciato? No, tre, quattro, ne ho tagliate sei. Benissimo, il tavolo si è mangiato. È qua, è rimasta nel piatto. Allora, è solo un pezzettino d'ala, così. Voilà. Che poi magari questo pezzettino qua verrà anche tutto tagliato. Ok, allora, prima di decidere qualsiasi cosa, questo sarà un po' l'effetto. Buttiamo via questo. Allora, mettiamo via le farfalle che sono quelle essere ferme. Mi taglio una doppia cornice con le fustelle dei Dashing Rectangles di Moda Scrap. Creo la doppia cornice prendendo semplicemente due cornici, una più grande e una più piccola. Potrebbero essere una e due. E la faccio bianca. Allora, quando faccio questo tipo di lavoro, io generalmente mi metto giù le fustelle, me l'avete visto fare anche questo un sacco di volte, niente di nuovo all'orizzonte. Allora, prendiamo lo scotch blu e la fermiamo. Nasconde, ma la mia ogni tanto ruba anche, eh? Così e così. Allora, io taglio su, decido di tagliare su un Florence bianco. Uso il Florence perché ha la texture, mi piace molto ed è più bianco del Basil. Quindi adesso me ne taglio una striscia. Facciamo che la taglio da 15 centimetri, un 15 per il taglio quadrato. Dovrebbe bastarmi. Ok, poi prendo il mio piatto. Riposiziono la fustella, a questo punto la fermo bene con lo scotch e taglio. Ah sì, Miriam ha fatto il Babbo Natale della fustella della Sizzix, bellissimo, Tmall se l'ha messo, mi piace. Siamo very proud. Voilà. Ok.
abbiamo la nostra doppia cornice, così. Vedete l'impuntura della serie Dashing, è bellissima. E avremo questa qui che praticamente poi decideremo come, che parte ci piace di più e incornicerà il tutto. La spessorerei un briciolino forse, sì, un pochino. Quindi prendo la mia stessa, guardate, la stessa composizione, deve essere identica, per quello che va fermata bene con lo scotch, perché altrimenti se differisce non sarà la stessa cosa, non avremo la copertura esatta della cornice che abbiamo appena tagliato. Quindi prendiamo un altro pezzetto di crepa per tagliarci questa. Voilà. Buonasera. Tuo marito non ha capito, ma certo. Questa qui è una Big Shot elettrica. Sì, io uso quella perché tagliando veramente tante cose per i corsi, per il negozio, mi è venuta la tendinite un anno, quindi essendo schiappa, come dire. Allora, facciamo due passaggi. La Big Shot elettrica è una grandissima comodità se la usate tanto, se no secondo me è un po' uno spreco di soldi, comunque costa intorno ai 220 euro. Boh, cioè per me è la mia nuova migliore amica, assolutamente, insostituibile, però riconosco che in realtà se non avessi avuto il negozio sarei andata tranquillamente avanti con l'altra. Allora, quindi incolliamo questa che ci dà un pochino di spessore. Voilà, facciamo così. Le persone intelligenti, quindi non io, di solito avrebbero, cioè generalmente avrebbero incollato almeno una delle due fustellate su un foglio di biadesivo di modo da poterlo poi solo spellicolare e incollare. Io non ci penso mai in tempo. Quindi incolliamo bene qua. Ok, quindi noi adesso abbiamo questo elemento che è leggermente spessorato. Ok, quindi forse no, la fustella mi serve ancora dopo per la scritta, perché voglio anche metterci una scritta, ma sposto la Big Shot leggermente in qua. Quindi io ho questo mio pannello, che teoricamente sarà una cosa del genere. Così. Ok. Devo decidere dove posizionare la cornice, perché poi dovrò tagliarlo. Potrebbe essere una cosa così. O potremmo andare a ridosso di uno dei due angoli. Quale colore ci piace di più? Che viri sul verde o che viri sul viola? No, questa è quella A5. La elettrica credo che ci sia solo A5. Quella grande non credo. La A4, quindi la Plus, non credo che ci sia elettrica. Non so decidere su quale colore voglio che viri. Che decisioni complicate. Viola, vero? Penso anch'io. Allora, adesso ci facciamo un segnetto. Così. Prendo il mio pannello e lo taglio con la... Qui lo taglio con la taglierina. Allora. Un po' più in dentro rispetto al segno che ho fatto. Perfetto. Questo qui è il mio pannello. Adesso questo pannello qui lo attacco su un altro pannellino. Prendo bene le misure. Questo è un 13x10, mentre la cornice è un 13,5x10. A questo punto potrei pensare in realtà di farmi già la base della card. A questo punto potrei pensare di farla o colorata o bianca. Potremmo usare un colore a contrasto, potremmo usare un grigio. È una card di compleanno, quindi vorrei che fosse allegra. Voi che dite? Usiamo una base bianca, perché poi il bianco mi sparisce, quindi no, non la vorrei bianca. Sarà un po' più grande di questa forma qui. Potrebbe essere... Il grigio va bene, sempre con tutto. Io sono sempre dell'idea che sia perfetto. Aspettate che ne prendo uno.
mettiamo qua. Sempre l'Earl Grey. Allora, dicevamo che a questo punto questo era 13,5 per 10. Lo farei 15 per 11, quindi 22 di altezza. Fatemelo tagliare, sbaglierò sicuramente a tagliarlo. 15 e la piega ad 11. Sapete che con le misure Clay ha qualche problemino, quindi nera per un compleanno mi sembrava un po' troppo forte, però adesso vediamo, proviamo a montarla qui, vediamo se ci piace. Allora, l'idea sarebbe che il pannello fosse qui, questo fosse qui sopra. Ok, allora, iniziamo ad incollare questo. Metto un po' di colla. Anche qui l'adesivo sarebbe stata una grande idea, a pensarci. Vabbè. Così. E lo teniamo fermo un secondo. Oh, buongiorno da Tenerife, Nadia, che foto meravigliosa starei facendo. Nessuno ti invidia? No, no. Allora, incolliamo anche qui. Poi, una cosa che avrei dovuto fare prima è tagliare le farfalle, ovviamente. Allora, lo facciamo adesso. Che problema c'è? Qui, guardate, in maniera assolutamente artigianale. Avrei dovuto farlo prima di modo da rifilarle a filo, ma lo facciamo adesso. Mi sono persa intanto le mie forbicine. Ali, se me le prendi? Sì. Ok, perfetta. Tanto abbiamo un pochino di gioco perché abbiamo la cornice che copre. Quindi se anche non è perfetta, non importa. Non che in genere io mi formalizzi, eh. Allora, tu sei intera e quindi possiamo metterti qui. Questa non c'è più posto per lei, tristemente. Allora, facciamo... Ah beh, questo è facile. Posso farlo anche senza biro. Sì, mi sono riposata, ho dormito un sacco. Sono andata a fare qualche giretto. Vi ho postato le foto. Faremo un sacco di low con quelle foto. Magari anche un mini. Questo è facile. Tac. Poi vabbè, quando si torna qui dentro a lavorare, direi che va bene. Ok, e queste sono le mie farfalle. Adesso devo incollare la mia cornice. La mia cornice avrà uno spessore diverso perché ovviamente va a prendere sulle farfalle. Quindi quello che dovrei fare sarebbe tagliare un'ulteriore cornice. Infatti ho ancora qui la fustella pronta. Ups, questa intanto si è spostata. Di modo da andare a compensare le parti dove non ci sono le farfalle. Io farei così. Molto ad mutsum. Prendiamo sempre la cornice così. No, è della stessa misura e quindi adesso io taglio degli altri pezzetti di crepla di modo da avere degli altri pezzi della stessa larghezza per poter fare degli spessori laddove mi serve. Quindi prendo un altro pezzetto di crepla e lo taglio. In realtà, guardate, lo taglio anche in più parti perché non mi interessa che ci sia lo spessore vero e proprio, va bene anche solo meno. L'importante è che io abbia una strisciolina da andare a mettere dove mi occorre. È un po' cervellotico, però funziona. Allora, prendiamo i pezzi che ci occorrono. Allora, a questo punto, per prendere meglio la misura, potrei anche appoggiarlo direttamente qua. Allora, so che qui sotto mi serve per quasi tutta la lunghezza. Guardate, so che l'appoggio qui e la taglio qui. Se non è precisissima non importa. Biadesivo sulla crepa, Monica, purtroppo i vostri commenti sono circa 10 secondi in ritardo rispetto a quello che faccio io, quindi ti ringrazio del suggerimento, ma troppo tardi, too late. Allora, e questa è a posto qui.
Poi ce ne serve un pezzettino lì, che potrebbe essere questo pezzettino, è fin troppo grande. È come se stessimo mettendo un po' di spessorato, no? Solo che è crepla. E lo mettiamo qui così. Perfetto. Adesso me ne serve un pezzo lungo quasi quanto tutta l'altezza. E vediamo se lo riesco a prendere. Guardate, facciamo questa cosa qua. Questo è l'interno. Mettiamo qui c'è un pezzettino in più, lo taglio così e mi regolo meglio se lo faccio pezzo per pezzo, perché così mi regolo dove tagliare quello che avanza. E mettiamo un pezzettino, lì ce n'è un pezzo ancora più piccolo, perché poi non so bene dove va a parare la cornice, ho paura di metterla troppo in fuori o troppo in dentro e quindi poi mi sbalza tutto. Ok, dovremmo esserci. Raddrizziamo solo questa qui, prima che mi si incolli tutta così storta. Rimettiamo la colla qua e andiamo. E poi qui metto un filino di colla dove ci sono le farfalle sul bordo, perché lì la cornice appoggerà direttamente. La colla che vedete sporgere poi tanto diventa trasparente, quindi non me ne preoccupo. Poteva essere più precisi, però. Allora, adesso questa qui la lasciamo un secondo che si asciughi. Metto via questa prima di perderla. Ok, adesso fustelliamo la scritta auguri. Allora, la scritta auguri la prendiamo da questa fustellata qua, che è la fustella dei Doodle Flower di Tommaso, e Nova Scrap. E la fustelliamo in bianco e la mettiamo qui al centro. Non l'ho neanche centrata bene. Vabbè, allora possiamo sempre provare a rifilarla, ma viene poi un pasticcio. Vabbè, mi vorrà bene lo stesso la persona a cui lavoro. Allora prendiamo la fustella auguri e proviamo a tagliarla nel Florence bianco, pezzettino e via. Ma qui in realtà il biadesivo secondo me non mi serve tantissimo, perché ho delle parti più spessorate, quindi boh, adesso vediamo. Allora, prendiamo qui, perché abbiamo anche la I, quindi il pallino, cercherò di non perdere questa volta. Ok. Potremmo adagiarla e incollarla sui pezzi di farfalle. Mettiamo la colla dappertutto, poi ovviamente farà presa solo dove ci sono le farfalle in rilievo. Buonasera, siamo tornati, sì. Era ora, no? Troppe vacanze, si capisce. Ok, così. E il pallino, adesso ci aiutiamo con la katana. La katana qua. Potrebbe essere così. Poi, per il lavoro che ho fatto per il mini corso che registro domani per chi ha la Fidelity, ho usato questi jewels della Nuvo, i Crystal Gems. Ce ne sono di diversi tipi, ho usato questi qua trasparenti, ne mettiamo qualcuno che è sempre bello. Katana, questo che è caduto, si è catapultato. Un goccino di colla e lo mettiamo. Ne mettiamo un paio.
ne ho ancora mille attaccati qua al coperchio. Così. Per esempio questo lo mettiamo qui. Questo qui, se riesco a girarlo, se riesco a girarlo, voilà, lo mettiamo qua. Vedete, sbirluccicano un sacco. E ne volevo uno di quelli un po' più grandi, mi sa, però devo prendere da qui. Eccolo qua. Perdonami, Gian Maria, se puoi. Questo dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui. Questo è talmente grande che riesco a prenderlo anche a mano. Ok. Direi che basta. Era mia mamma. Ok, questo lo possiamo chiudere. La katana la mettiamo qui. Questo qua. Prendiamo la fustella e la mettiamo via. Ma mi perdo i pezzi, non che io voglia essere particolarmente ordinata, ma dopo aver perso un tot di pezzi di un tot di fustelle diverse, come dire, abbiamo fatto pace col fatto che perdiamo le cose e rompiamo i sacchetti. Ok, allora, questo è l'esterno. Dentro io le timbrerei, ho qui la platform, opla. Togliamo questi pezzetti di crepla. Sarebbe bello un giorno averli tutti in ordine. Non succederà mai. Ok, ci sarà il giorno in cui non scrappo più. Allora, prenderei il timbro, il mio, quello del buon compleanno che sta arrivando. Adesso ne prendo uno. Aspettate che lo metto qua sotto. Così le timbro tutta la frasetta. Sono jewels questi qua. Sono grandi, vedi? Adesso dirti la forma geometrica, mi stai chiedendo troppo. Però non sono paillettes normali, sono jewels un po' come quelli di Pretty Pink Posh. Sono molto belli, molto luminosi, sono facili da attaccare. Vi serve una pinzetta, la katana, la quick stick, qualcosa del genere, perché sono un po' impegnativi. Però quelli più grandi, per esempio, si riescono a prendere tranquillamente a mano. Quindi, allora, facciamo questa timbrata, possibilmente dal lato giusto, Clelia. Io farei così. La Nuvo ne ha fatti diversi, se cercate negli abbellimenti della Nuvo ce ne sono di diversi colori, ci sono delle paillettes, ci sono i jewels, sono molto belli. Cerchiamo di timbrarlo dal lato giusto, ok? Allora, qui, perché non ci crederete, ma questo biglietto verrà dato a qualcuno, non lo terrò, quindi non farò il Grinch. Per quanto possa sembrarvi strano. Questa è la frase del mio set di timbri. Ci timbrerei anche il buon compleanno. Lo sposterei uno qua. Strata veloce, perfetto. Togliamo, prendiamo il nostro timbro. Non senti? Vabbè, Gian Maria. In psicologia si chiama negazione questo processo. Poi non so se
se ne vuoi parlare in privata sede, facciamo una seduta di analisi, tanto sono multitasking, multiskill, multiprocesso, quindi ok. Guardate, ci mettiamo ancora anche un jewel qua dentro, che secondo me è carino. Uno di questi attaccati qua così. Colla. E via. Così. E lo firmo. Poi ci saranno delle altre firme, però. Perfetto. E questa è la card. Che dite? Gli oxide sono sempre una cosa bella. Ogni tanto ci dimentichiamo di usarli perché siamo presi dall'uso di tutte le cose nuove che arrivano in negozio costantemente, però hanno sempre questo effetto meraviglioso, e in realtà trovo che fare le macchioline con gli Sparkle Ink invece che con l'acqua sia molto più carino. Guardate, sbiriluccicano tutte. La scritta avremmo potuto tagliarla in foil, avremmo potuto tagliarla in nero, insomma, adesso volevo che fosse una card allegra perché è una card di compleanno, che purtroppo non potrò tenermi perché devo consegnarla, ma con molta dignità la consegnerò. E dentro c'è il timbro del compleanno, quello il mio che sta per arrivare, dovrebbe arrivare questo fine settimana, entro questo fine settimana, quindi cominceremo poi a spedire tutti i preordini abbastanza breve. E queste sono le farfalle di Timolz, adesso ve le controllo, temo che non le facciano più, ma se le fanno ve le metto come preordinabili. Semplice, queste sono i dashing di Moda Scrap, i rettangoli, la serie dashing ha questa impuntura a tratteggio che è molto molto bellina, a me piace tantissimo. Questi sono i jewels della Nuvo. Questa è la fustella dei Doodle Flowers di Tommaso Moda Scrap. E poi c'è della gomma crepa nera. Questi sono i... questo è il... come si chiama? L'Earl Grey della Taylor Expression. E niente, spero che vi piaccia. Magari vediamo di tornare domani con un altro progettino veloce. Magari facciamo un low. Ho fatto 1252 foto. Vediamo. E domani, come vi dicevo, se riesco, domani dovrei registrare il video per chi ha la Fidelity, per uno dei corsi, uno dei due corsi che erano compresi, uno dei miei mini corsi compresi all'interno del pacchetto della Fidelity. Sarà un low. Sapete che sono un po' fissata con memory keeping, vero? Ve l'ho già detto. Così, just checking. Buona serata, a domani, ciao!